Amici di Braccio, ancora primo unboxing della nostra storia realizzato grazie a questa azienda, si chiama Pascol, è una startup innovativa che seleziona allevamenti i cui capi pascolano beatamente nell'arco alpino. Allora, mi è piaciuto collaborare con questa azienda perché hanno una fissazione un po' come me, benessere animale e tutta una serie di parametri attraverso i quali scelgono gli allevamenti dove andare, quindi alimentazione OGM free, antibiotic free. Ci hanno mandato questo box perché loro spediscono in tutta Italia e hanno tantissimi tagli. Allora, vediamo che abbiamo qui: macinato per il ragù, bollito, degli hamburger, l'arrosto, una costata e poi cotolette, scaloppine, ossi buchi, tagliata immancabile, ok, e un altro osso buco. Arrivano in tutta Italia in 24-48 ore. Tra tutte queste leccornie, io però direi di cucinarci, di grigliarci una costata. C'è la griglia Paola, amica nostra, Paola Marzella, ciao, grill chef, ciao, della Steakhouse. Paola, l'abbiamo premiata come miglior grill chef d'Italia nel 2019. Paola, allora, il 90% della gente la schiaffa sulla griglia, un filo d'olio, sì, un po' di sale e se la mangia. Però tu ci insegni oggi un metodo alternativo, no? Certo. Cioè, più simpatico, più intrigante, certo. Che possiamo replicare a casa però, Normale. Non ce la fa troppo difficile. No, sono tutti ingredienti reperibili e facili da, anche da preparare. Vai. Allora, avevo pensato di abbinare a questa costata una salsa che è una chimichurri, un po' rivisitata. Come contorno delle verdure saltate molto velocemente a temperatura altissima, che rimangono croccanti fuori, aromatizzate con un po' di zenzero, un po' di zesto di limone e zesto d'arancia. Allora, gli ingredienti sono prezzemolo, in questo caso il timo, l'abbiamo rivisitata, il cipollotto, succo di limone, aceto di mele, uno spicchietto d'aglio privato dell'anima, questo è importante, e il peperoncino. Adesso abbiamo triturato tutti gli ingredienti di base e proseguiamo come? E proseguiamo con sale, olio, aceto, limone e alla fine ci mettiamo anche due semini di cumino. Sì. Si dà una bella mescolata con un po' di forza perché in questo modo si va ad emulsionare, okay. Si crea un'emulsione. Gira. Quindi come si vede si uniscono tutti gli ingredienti. Ragazzi, io emoziono e Paola prosegue, vai. Ok, allora apriamo. Mi dici come ti sembra il packaging, Paola? È comodissimo perché a parte il fatto che questa bistecca non ha bisogno assolutamente di essere lavorata, l'unica cosa da fare affinché non si arricci è fare delle piccole incisioni, quindi fare una piccola incisione qui, una qui, Paola, io continuo a fare l'uovo sbattuto qui nel frattempo che facciamo? Vabbè, me no, io posso andare avanti tutto il tempo, no, io emulsiono. No, è pronta. Ragazzi, ho trovato il mio ruolo, l'emulsionatore di salse chimichurri. No, adesso è pronta, la lasciamo un po' riposare. Lasciamo riposare, bene, e ora che facciamo? Paola ci ha fatto vedere come si prepara la bistecca, come si prepara la salsetta chimichurri. Ora abbiamo qui queste verdure che tu lavorerai. Queste le riconoscete, ragazzi, se non riconoscete queste verdure le torniamo tutti a scuola. L'unica accortezza è il limone biologico, giusto? Sì, è un po' brutto però è buono. Scegliete i limoni biologici, cercate il limone del contadino. Ora tu lavori tutto questo, noi la lavorazione della verdura, la cosa più noiosa del mondo, la saltiamo. Ok. Eccole qua. Quindi a questo punto la salsa chimichurri è pronta, le verdure le abbiamo saltate alla brace, brava, mille punti, e adesso ci grigliamo la bistecca, giusto? Perfetto. Vai. Voilà. Ragazzi, il nostro intento era quello di farvi vedere un modo leggermente alternativo per grigliare una bistecca, però con un po' di fantasia si riesce a fare un piatto simpatico che magari non tutti sanno fare, non tutti hanno visto fare, o magari se vogliamo sorprendere qualche amico che viene a cena. Paola, tu devi fare il tocco finale, giusto? Allora, una grattatina di zenzero la metto alla fine perché in cottura diventa dolce. Un po' di zesto di questo, che è arancia, e limone. Okay. Io posso dire una cosa, io adoro gli chef, chi avrei detto scorza di limone, scorza d'arancio, tu l'hai chiamata? Zeste. Vabbè, tu sei tecnica.
salsa dove la metti? Io la metterei accanto alla bistecca. Ah, tu la metteresti accanto. Sì. Allora, facciamo così, fammi una cortesia. Mettila sopra. Responsabilità mia, ragazzi, di questo, lui, di questo intrugliamento. Un po' di sale, che okay. rende più bello. Allora, molti di voi inorridiranno nel vedere la salsa chimichurri buttata sopra la bistecca, ma l'ho fatto apposta, perché volevo assaggiare innanzitutto la carne così, in purezza. Qui la natura fa il suo corso e si sente il sapore del pascolo. È morbidissima. È morbida, è delicata, è gentile, non è aggressiva. Nonostante una carne magra, però è morbidissima. Questa è una bistecca che potrebbero benissimo mangiare donne e bambini, ma con aggiunta di qualche cosina anche un pubblico adulto, maschio, sì, abituato alla carne, se lo può mangiare. Diciamo, per questo è un piatto un po' rustico, dai. È per questo che ho voluto mettere la salsa chimichurri sopra. Allora, assaggiamola così, completamente diversa da quelle che sono le nostre abitudini. Allora prendiamo un po' di... un po' di tutto, no? Prendiamo, facciamo un mix di verdurine, la cipolla, ce la mettiamo, cipolla, peperone, questo qui, un po' che altro, vai così. Si può fare? Questo accoppiamento sai che merita? Merita un mortaccio di quanto è buono. Ragazzi, noi un'azienda che vi manda una selezione di carni genuine a casa, ve l'abbiamo presentata. Grazie Paola di averci illustrato un metodo ruspante, posso dirlo, una ricetta ruspante, certo, per declinare questa bistecca in maniera sicuramente più creativa. Bene, bene, grazie a tutti. E ragazzi, un abbraccio e che abbracci sia con voi.